Io, partendo dalla verità che uno è uguale a 10 decimi, sono arrivato a definire che c'è un'uguaglianza tra quanto è tutto in potenza e quanto è tutto in atto come prodotto tra gli inversi 10 e 10 elevato a meno 1. Questo inverso è in sostanza quello che esiste tra 1 e 0. Il risultato veramente eclatante è che quello che è nel secondo membro, che vediamo su fondo giallo colorato in rosso, è un assoluto principio di differenziazione, che quando entra in atto per tempi determina un sistema integrale di tutto il possibile in quei tempi. In quattro tempi vediamo che tutto il possibile è dato da 16 file orizzontali di ordini che, essendo fatti da 1 e 0, stanno ricalcando un sistema di ordini digitali, quelli che servono proprio per riuscire a conformare un mondo rappresentato attraverso questi 1 e questi 0. Ebbene, questo sistema integrale di tutto il possibile è quello che noi chiamiamo Dio onnipotente, ed è una unica vita, perché il sistema è integrale, comprende tutte le file di ordini uguali e distinti, uguali per essere fatti solo di 1 e 0, ma distinti in tutte le possibili colonne di ordini, tutte diverse tra loro. Ebbene, la vita è proprio osservata impersonando questi ordini, e chi li impersona è la stessa onnipotenza del sistema. È una vita unica, come un padre di tutti, che però assume simultaneamente le essenze di tutti i possibili figli, ossia di tutte le colonne di ordini digitali, e la vita che ne risulta è una vita condivisa, la quale però, per essere fruibile e goduta, deve riuscire a dare un carattere, un desiderio, un mondo di valori a ogni figlio. Quindi ogni figlio, nella condizione reale in cui è messo nel suo spirito in condizione di definire alla fine della vita qual è la vita che completa perfettamente quello che è stato posto nella sua vita. E dopo l'acquisizione personale fatta ad uno da ciascuno di noi, dopo tutta la vita sarà in comune e sarà un solo Dio assoluto, però formato di una molteplicità infinita di figli, tutti eredi di Dio, tutti fruitori differenziati del sistema vita, ma tutti in perfetta comunione tra di loro, distinti ma uguali, perché il Dio assoluto, per non rimanere eternamente indeterminato, ha necessità di determinarsi, però in tutti i modi possibili e immaginabili. Ne vengono fuori ideali di Dio diversi l'uno dall'altro, però coerenti con i presupposti in base ai quali questi ideali sono stati formulati. Sono giusti in base alla vita che ogni spirito ha dovuto giudicare.
saranno conformi, e il Dio che ognuno di noi elaborerà sarà il Dio giusto, che perfettamente associato a tutti gli altri io, finalmente una cosa sola, riusciranno a raggiungere quell'ideale che già oggi conosciamo nell'amore. Perché quando veramente amiamo una persona, vorremmo essere tutt'uno con lei. Ebbene, nell'altro mondo saremo tutti sposati tra di noi, e così legati e così liberi nello stesso tempo da essere tutti una cosa sola, nonostante il nostro Dio singolo, nonostante quella base necessaria per avere qualcosa che dipenda da qualcos'altro. Comunque, al di là di ciò, io ho dimostrato perché tutta la vita è unificata, è una cosa sola.